che abbiamo messo 8 in pagella perché la partita con la Feralpe era chiusa, ti sei inventato un gol che io in cronaca ho detto uno slalom come ai tempi di Alberto Tomba, poi sei andato più in alto del portiere a colpire. Sì, me l'ha detto Memushai quando sono uscito dal terreno di gioco, ma non me ne sono accorto. Ha messo il cross, ho saltato e ho fatto la spesa. Non ti sei neanche accorto? No, non me ne sono reso conto. Il portiere che ha reclamato? No, il portiere me ne sono reso conto, ma non mi sono reso conto di quanto sono andato alto. Ecco, il portiere dice che ha subito fallo, ma insomma mi sembra. Non c'era fallo, anzi, mi ha dato un pugno lui in testa, quindi non esiste fallo. C'è un pizzico di rammarico per quella palla di Delle Monache che ha messo al centro alla fine, non sei riuscito a controllarla? C'è stato... Ti è rimpallata, cosa sì, è successo? C'è stato, ha messo dentro una palla dove è stata, non mi ricordo bene l'azione, ma è stata rimpallata e mi è sbattuta praticamente addosso, non ho fatto in tempo né di controllarla né di calciare, quindi ci giochiamo in ritorno. Sei contento di questo pareggio? Beh, per come si era messa la partita sì, perché abbiamo avuto qualche disattenzione magari sui calci piazzati. E però si è stati come sempre bravi ad avere una giusta reazione, una reazione da squadra vera. Ti chiedo l'ultima cosa, Jacopo, io non so se con il Seregno avevi giocato nel girone di andata a Salò o avevate giocato in casa, giusto se conosci il campo, che partita si può aspettare. Aveva segnato. Avevo giocato a Salò se non sbaglio, ma non giocavano nel loro campo perché stavano facendo dei lavori. Okay. Quindi non mi ricordo. E allora ci vediamo giovedì sperando in altri gol di Jacopo Cernigò. Speriamo. Buonasera. Grazie Jacopo Cernigò.